tutti, mi trovo qui con la meravigliosa Serena Maccialatte. Con la mia Serena Des. Perché stiamo girando insieme il Let's Vlog che doveva uscire qualche giorno fa e che invece esce oggi. Quindi per rispondere alle varie domande che mi avete fatto su Facebook e Instagram, la mia valletta qua si assicurerà di leggere tutto quanto perfettamente. Quindi se non legge la vostra, prendetevi con lei, prendetevela con lei. Adottatemi. Esatto, prendetela in casa con voi. Quindi andiamo a leggere le vostre domande. Allora, la prima è di Davide Dalla Vecchia che chiede: ciao Letizia, volevo sapere se hai pianificato viaggi futuri. Viaggi futuri? Beh, l'Egitto che, anzi, probabilmente questo video uscirà mentre noi saremo in Egitto, quindi sì, l'Egitto adesso e poi altri non lo so. Giuseppe Anna e loro. Come è stato cantare in pubblico? In generale o a Cesenatico, perché se è a Cesenatico è stato bello, potrei mettere qua tipo una clip così. The worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. And we met for a couple drinks. She don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland. Says love to another man. It's too cold outside for angels to fly. No, è stata veramente una bella esperienza, soprattutto cantare con Serena è stata una splendida esperienza. Serena, cantare in pubblico in generale, vabbè, è sempre un'emozione grandissima che causa vario terrore in me, che però poi si rivela sempre una cosa splendida. Emanuel Accardi chiede: se in questo momento tu dovessi scegliere fra un contratto da cantante con una casa discografica o una borsa di studio per i tuoi studi in Cina. Cosa sceglieresti? Un contratto discografico, perché è la cosa a cui mi sto dedicando ora come ora. Cioè la Cina potrebbe aspettare in quel caso. La Cina è vicina. Giada Senesi, che saluto. Ciao Leti, ecco la mia domanda: qual è stata la canzone che hai cantato che ti ha emozionato di più? Quella che sentivi più tua? Al liceo, quando ho fatto tipo un saggio di Natale, ho cantato questa canzone che era un rifacimento di Adele, di Make You Feel My Love, e dato che era il periodo in cui ero particolarmente presa bene con questo ragazzo e lui non ricambiava, tipo l'ho sentita proprio mia, e fra l'altro, cioè, nel senso, caso vuole che ci siamo ritrovati a fare quel concerto insieme, quindi l'ho sentita proprio tipo macchie, mamma mia, e quindi sì, tra tutte le canzoni proprio quella lì. Andrea Papa: ciao Leti, pensi che farai mai una live su YouTube dove canti e o suoni qualcosa in diretta? Un saluto. Una live su YouTube? Fanno schifo le live su YouTube, cioè glitchano un casino. Però c'è Periscope, tipo questo cosino bellissimo, che è ottimo per questo tipo di live, tipo canterina. Infatti io e Serena ci dilettiamo moltissimo nel fare live canterine, quindi seguiteci entrambe, lei è Maccialatte, io sono Apple Let's. We really enjoy that, esatto. Right? Giulia qualcosa Echelon, Echelon Santoro chiede: ciao Letizia, è vero che ti sei appassionata al mondo orientale per la loro statura bassa e sentirti quindi ancora più superiore per la tua altezza? Sì. Vivo Letizia, vivo. Io ti amo Giulia, sposami, ti prego. In correlazione, Cecilia Saba su Instagram chiede: ma è vero che sei alta quanto l'Empire State Building? Vabbè, adesso, cioè nel senso, dai regalo, sanno tutti che io mangio sopra l'Empire State Building senza nemmeno salirci sopra. Dio mio, questa gente. Infatti che non mi conosce. Scaliamo Letizia ogni tanto. Esatto. L'orizzonte. Tipo, guarda, c'è un bellissimo tramonto. Ehi, hey Henry chiede: qual è stato il concerto migliore a cui sei mai stata? Mi saluti? Ok, ciao Henry. Ciao. Non lo so in realtà, perché ce ne sono due memorabili. Era bello se ci dici il mio. Black People React. Allora, il concerto più bello a cui io sia mai stata credo che sia stato quello di Florence and the Machine nel novembre 2011, qualcosa del genere. Però è stato veramente bello, più che altro perché loro in live rendevano veramente un sacco. Azzurra Melis, o Melis chiede: ma una bella cover con l'ukulele? Ma quando raggiungi 20.000 fan su YouTube, ti fai i capelli verdi, vero? Questa è un'ottima domanda. Allora, innanzitutto la cover con l'ukulele, non so fare l'occhiolino. Sì, arriverà forse con questa donzella. Per
i capelli verdi possiamo fare che se raggiungiamo i 20.000 iscritti su YouTube entro il 31 dicembre... Ce la puoi fare. Beh ragazzi, spammate, cliccate! Se raggiungo i 20.000 iscritti su YouTube entro il 31 dicembre mi faccio le punte verdi. Basta, è deciso. Se il caso fai 50.000 hai i capelli tutti verdi. Tutti verdi, ma in 50.000 non ci arriverò mai. Mai dire mai. Mai dire mai. Cookie24 chiede: qual è il tuo colore preferito? Mi saluti per favore, grazie. Ti saluto, ma... Scherzo? Sta scherzando? L'ocra. È uno scherzo? È uno scherzo?